Buon salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Carlo Fortino per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la player review di Slimani Team of the Season. Dopo una stagione fantastica, dopo aver ricevuto un upgrade e quattro versioni in forma, anzi tre versioni in forma, abbiamo appunto questo giocatore nel Team of the Season del Portogallo. È veramente un giocatore secondo me fantastico, sia sulla carta che in game. Abbiamo tutti i valori sopra il 78, i valori ovviamente principali per un attaccante, e abbiamo dei valori fantastici di tiro fisico e dribbling, quindi secondo me questo giocatore è veramente formidabile anche per il prezzo che costa, che si aggira intorno ai 100.000 crediti e ai 90.000 crediti su Xbox. È un giocatore che veramente sa solo fare una cosa, ovvero segnare. Segna veramente tanto, in tre partite mi ha fatto 15 gol e poi via via facendo altre partite me ne ha fatti un po' meno. Comunque ha tenuto sempre una media realizzativa di un gol e mezzo barra due a partita. Quindi diciamo che questo giocatore mi è piaciuto tantissimo. Iniziamo ad analizzare alcune statistiche in game, come per esempio l'81 di velocità che si divide in 77 di accelerazione e 84 di velocità scatto. Diciamo che è un giocatore che non è né lento né veloce, però il suo fisico di 94 lo aiuta veramente tanto. Ha 93 di forza fisica con appunto 95 di fisico. Questa cosa l'aiuta molto, perché nel momento in cui lo recuperano in velocità da dietro, lui riesce comunque col fisico a fare qualche passo in più, e quel passo in più è quello che determina un gol piuttosto che un tiro sbagliato perché è troppo pressato. Quindi secondo me la velocità non è né un pro né un contro, anche perché il fisico lo aiuta veramente molto. Passiamo ora al dribbling. Abbiamo 87 di dribbling con 2 stelle skill. Se avesse 4 stelle skill, un carro armato di 1,88 probabilmente sarebbe Dio sceso in terra. Ma ovviamente Dio sceso in terra è solamente Ibra. Quindi diciamo che le 2 stelle skill non sono né un pro né un contro, perché alla fine io ho preferito dribblare con lui col dribbling secco, con le finte, veramente è molto agile, ha un ottimo controllo palla di 89, ha 99 di riflessi, 81 di agilità e 85 di dribbling. Veramente dei valori assurdi per un giocatore che è veramente anche un carro armato, quindi è quasi un ossimoro vedere un giocatore così alto, ma così agile e così, diciamo, veloce nei movimenti. Parliamo ora del tiro. Fantastico, veramente, veramente fantastico. 84 di tiro a giro, ho preferito tirare di potenza, sinceramente. Infatti abbiamo 99 di potenza tiro, 99 di finalizzazione, 94 di finalizzazione, scusate, 99 di posizionamento. Questi valori sono fantastici. Posizionamento 94 è sempre al punto giusto, il momento giusto per ricevere un passaggio, è sempre sul filo del fuorigioco per ricevere un passaggio filtrante, è sempre pronto per un tap-in vincente in area di rigore. Veramente non ho parole per di descrivere questo giocatore sotto questo punto di vista. 81 di longshot mi ha segnato un gol pazzesco da fuori area, vedrete nelle clip. 97 di tiri al volo mi ha segnato anche al volo. 90 di rigori, ho preso una traversa sul rigore, ma ovviamente qui sta nella bravura del player che tira il rigore, non nel player di FIFA in sé per sé. E poi abbiamo quel 94 di finalizzazione e quel 99 di potenza tiro. Sono due valori fantastici. Davanti alla porta non sbaglia mai, neanche col sinistro, anche se ha 3 stelle piede debole. E poi quella potenza tiro è veramente formidabile. Fulmina il portiere, spesso il portiere non riesce neanche a vedere la palla quando parte. Quindi questo è un assoluto pro. Parliamo brevemente anche del passaggio. Abbiamo 59 di cross, 91 di visione, ottimo per innescare le ali o eventuali inserimenti dei centrocampisti, 89 di passaggio corto, appunto ottimo per innescare eventuali tagli, e poi abbiamo 63 di passaggio lungo, quindi niente di che, il passaggio non è sicuramente la sua dote principale. Lui è un attaccante che fa veramente molte molte sponde, quindi diciamo che la precisione di testa c'è, perché comunque è 99 e quindi nei passaggi di testa nelle sponde è veramente fenomenale. Riuscirà a farvi salire bene la squadra anche magari quando sono più stanchi verso l'80esimo minuto, 90esimo. Parliamo ora del fisico, abbiamo 95, il valore più alto di questo giocatore, e abbiamo 96 di salto con 99 di precisione di testa. Non ho segnato di testa per il semplice fatto che
Su questo FIFA non amo giocare di testa poiché i cross spesso vanno tutti addosso al portiere. L'anno scorso, per esempio, un giocatore del genere l'avrei amato e avrei fatto 500 gol di testa perché giocavo praticamente solo di cross l'anno scorso. Infatti avevo Luca Toni Toz, non so se vi ricordate. Quindi è un giocatore che, se sapete giocare con i cross, è fantastico perché ha 94, appunto 96 di salto, 99 di precisione di testa ed è alto 1,88 m. Poi abbiamo 97 di stamina, correrà per il campo avanti e indietro tranquillamente fino al 90°. 93 di forza fisica, come vi spiegavo prima, è un binomio fantastico insieme alla velocità. E abbiamo 92 di aggressività. È un pro anche questo perché comunque nel momento in cui perde palla o nel momento in cui deve pressare difensore è veramente efficace. A volte recupera dei palloni anche in zone pericolose e gli permette di fare gol. Come vedete in questa clip è veramente fantastico questo giocatore. Questo giocatore nel momento in cui gli date palla voi potete capovolgere completamente una partita. Qui vedete una finta velocissima e poi un tiro piazzato all'angolino dove il portiere non può arrivare. I pro e i contro di questo giocatore, appunto, li ricapitoliamo, sono tiro, fisico, piede debole, controllo palla e dribbling come pro, e abbiamo come contro nazionalità e campionato. Ebbene sì, è un giocatore veramente facile, veramente facile da non ibridare perché appunto ha un campionato e una nazionalità del cavolo, perché giocatori algerini ce ne sono veramente pochi e giocatori nella Liga Portoghigia quest'anno sono veramente pochi. Forti, ovviamente poi se volete farvi una squadra economica per divertirsi, ben venga. Detto questo io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, passate dai social in descrizione, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like, ciao a tutti.